Non solo 225 milioni validati dal governo nazionale, a parte l'FSC per interventi su Palermo, ma 70 milioni di avanzo di amministrazione disponibile sul bilancio 2023, che significa altri 70 milioni che si aggiungono a 225 milioni. Significa circa 300 milioni di interventi pronti per realizzare attività, iniziative e interventi strutturali sulla città di Palermo. Che il Comune concorra, diciamo, in una misura che aumenta e amplifica il programma del Pommetro per oltre il 30, quasi il 40%, credo che sia in autofinanziamento, credo che sia un segnale di grandissima importanza che andrebbe sottolineato.